signor Presidente, signor Tribunale, ovviamente io vi ho depositato una memoria in cui ricostruisco inizialmente qual è il contenuto delle telefonate, che è un po' quello che ha ricostruito anche il dottor Jelo, e ovviamente ho evidenziato in prima battuta qual è il contenuto delle conversazioni che sono state registrate il 20 e il 22, non solo quelle tra De Vivo, Maria Nera e Giampà, ma anche quelle tra Giampà e la moglie Mafalda Casamonica, e le due conversazioni che ci sono state il 29 e il 30 di settembre tra il Giampà e il Barberisi e il Giampà e il Mazzotta Mirko, così identificato il soggetto che compariva nelle, nei messaggi Signal con pseudonimo di GGG. Quindi ovviamente poi ho anche indicato le ragioni per cui, al contrario di quanto sostiene il pubblico ministero, ritengo che le deposizioni fornite dalla mia assistita fin dall'inizio siano deposizioni oggettivamente veritiere. E per quale motivo? Oggi il pubblico ministero ha evidenziato come le frasi pronunciate dalla Maria Nera e dal De Vivo in queste, essenzialmente nelle due conversazioni del 20 e il 22 settembre si potessero oggettivamente identificare come una sorta di confessione stragiudiziale che, come previsto dalla sentenza delle sezioni unite 22471 del 2015, nel momento in cui vengono riportate nell'ambito di intercettazioni telefoniche, hanno una valenza probatoria indipendentemente da quelli che sono i riscontri previsti dall'articolo 192, ma la stessa sentenza prevede che queste affermazioni debbano essere attentamente interpretate e valutate dal giudice di merito. Noi abbiamo sentito quali sono, secondo il pubblico ministero, io un po' avevo letto, devo dire, anche quella che è stata la requisitoria nel processo De Vivo, e nella mia memoria ho un po' anticipato quali sono, secondo il pubblico ministero, le ragioni che induce la procura a ritenere la mia assistita responsabile dei reati che gli vengono che gli vengono oggi contestati. Io parto, come ha fatto il pubblico ministero, un po' da quelle che sono le, quindi ribadisco, le prime pagine io vi ho elencato facendo riferimento a tutti i progressivi, quindi è inutile che le ripeto, sono un po' essenzialmente quelle che sono state evidenziate dalla procura. La mia assistita il 6 marzo scorso ha chiaramente evidenziato come quelle frasi, quei discorsi che si sono fatti con il De Vivo e con il Giampà in ordine all'ufficio, al funzionario dell'ufficio intercettazioni che gli avrebbe fornito delle informazioni, sono delle semplici millanterie che lei è riuscita a ingigantire grazie ai suoi studi di diritto, ma soprattutto grazie ai 2-3 anni di pratica forense che ha svolto per conto dello studio Condoleo. La stessa ha anche evidenziato come al Giampà si era limitata a confermare tutte le circostanze che il Giampà già conosceva, ma soprattutto ha negato di aver mai fatto accessi e di aver mai conosciuto personale dell'ufficio intercettazioni e in particolar modo dell'ufficio CICE, di aver mai avuto rapporti con queste persone, e che comunque i due episodi relativamente alla vicenda Sommaro e alla vicenda Salvatore Carola che lei ha spiegato nel corso della sua deposizione non si tratta assolutamente di fatti e di episodi di corruzione. Partiamo da una prima fase per cui il dottor Jelo oggi ci ha detto l'incontro tra De Vivo, Maria Nera e Giampà era programmato, e no. Io vi ho evidenziato, Presidente,
come all'udienza dell'8 gennaio noi abbiamo acquisito una annotazione della Polizia Giudiziaria del 13 gennaio del 2023, in cui la Polizia Giudiziaria evidenziava di aver estrapolato dall'utenza in uso alla Maria Nera, dall'applicativo WhatsApp, tutti i WhatsApp che si era scambiata Maria Nera nei giorni 20, 21 e 22 settembre. Partendo dall'episodio del 22 settembre, il primo WhatsApp dal 20 settembre, il primo WhatsApp che la Maria Nera viene registrato è tra la stessa e il De Vivo. In questo WhatsApp i due prendono accordi per incontrarsi e il De Vivo gli dice: "Guarda, io considera che ho un appuntamento al fungo e sbrigati, altrimenti faccio tardi." Ora, analizzando il contenuto di questa conversazione, è evidente che la mia assistita in quel momento non sapesse con chi si dovesse incontrare il De Vivo e per quale motivo si dovesse incontrare con quella persona. Io poi, guardi, ho anche indicato le ragioni per cui ho ritenuto di utilizzare nel corso di questo processo, devo dire, ho avuto delle evidenti discrasie con il pubblico ministero in ordine all'utilizzabilità di alcuni atti. Però, se io ho usato degli atti è perché c'era un evidente motivo. D'altronde, adesso abbiamo scoperto, sulla base della nota che ci hanno depositato i carabinieri, come anche nell'ambito di questo processo fosse stato messo sotto intercettazione e sotto controllo con videosorveglianza anche l'ufficio amministrativo dell'ufficio della sala intercettazioni e quindi ritengo che tutte le domande che io ho rivolto agli operanti anche sotto quell'aspetto fossero pienamente utilizzabili. E lo ritengo per quale motivo? Voi avete nel vostro fascicolo, un iniziale fascicolo del dibattimento, che è quello che viene trasmesso ai sensi del 431 dal giudice che emette il decreto di giudizio immediato. E in questo decreto voi trovate tutti i decreti d'urgenza e di convalida, i decreti autorizzativi di proroga e le comunicazioni al CICE a partire dal 22 settembre del 2022 fino all'8 febbraio del 2023. In quei decreti, sia il PM che il giudice per le indagini preliminari evidenziano ovviamente quali sono le informative di PG e le annotazioni di PG che utilizzano per desumere la sussistenza di gravi indizi di reato e dell'indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini. Quindi ritengo che quegli atti su cui sono stati emessi i decreti possono essere utilizzati per l'esame dei testimoni. Ma non solo, questi atti poi, su richiesta dello stesso GIP, sono stati trasmessi in chiaro al TIAP. Voi non so se avete la possibilità di controllare, ma potete verificare che tutte le informative che io ho utilizzato per le domande ai testimoni sono informative che sono in chiaro al TIAP. Quindi fanno parte di questo procedimento e sono atti pienamente utilizzabili per l'esame dei testimoni. Ma non solo, ci dice il PM, ma la Maria Nera ha avuto un rapporto continuativo con un appartenente alla sala CICE e quindi da questo ha preso una serie di informazioni che poi sono effettivamente riscontrate, che erano effettivamente riscontrate all'epoca nel procedimento 15795 del 2022, che all'epoca dei fatti era un procedimento assolutamente segretato e quindi gli sono state fornite informazioni veritiere su un procedimento che era all'epoca dei fatti ancora in fase di indagini e non erano state emesse ordinanze di custodia cautelare o avvisi di chiusura indagini, quindi il procedimento era assolutamente concluso. Noi, signor Presidente, signore del Tribunale, abbiamo sentito il 3 luglio il dottor Delli Colli. Il dottor Delli Colli ci ha spiegato il funzionamento dell'ufficio intercettazione.
e ci ha detto quali sono le modalità e gli strumenti di accesso al software virtual, come loro registrano tutte le comunicazioni riservate inviate dal pubblico ministero, le caratteristiche cromatiche e i grafici e i dettagli grafici dell'applicativo virtual, e poi ci dice come il loro ufficio, la sala CICE, dove sono installati i computer, i quattro computer che gestiscono le intercettazioni telefoniche, siano staccate sia dalla sala amministrativa che si occupa della gestione economica delle intercettazioni, ma soprattutto dalla sala avvocati, che è quella che gestisce la discovery successiva alla chiusura dell'indagine o all'emissione della custodia cautelare, e che è quella che è necessaria e indispensabile a consentire agli avvocati di poter ascoltare le intercettazioni o di chiederne eventualmente copia. E ci dice anche come in quell'ufficio, in quella sala avvocati, operino due o tre persone, adesso non ricordo il numero preciso, che sono soggetti diversi dei 12 che operano nell'ufficio della sala CICE, e ci dice che in quell'ufficio non c'è la possibilità di accedere al programma virtual. Ora, la prima cosa che la Maria Nera e il De Vivo, per dare credibilità alle loro dichiarazioni, affermano al Giampà è: io ho la possibilità di entrare nella sala CICE, o addirittura mi siedo accanto all'operatore, e questo mi fa vedere, davanti a me scrive sul computer e mi fa vedere i dati. Io leggo le deposizioni del dottor Dellicolli, il quale ci dice: no, in quella sala possiamo entrare i 12 operatori che lavorano nell'ufficio a turnazione nella sala CICE, possono entrare limitatamente e autorizzati gli interpreti, e poi dice: possono eventualmente accedere in casi di particolare bisogno. Comunque vi ho indicato tutte le pagine, i riferimenti delle deposizioni Dellicolli, dove voi trovate, potete riscontrare quello che io ho scritto, quindi è inutile che le rileggo. E poi dice: possono entrare in situazioni particolari delle persone per visionare, che ne so, il funzionamento dei computer, per visionare delle carte, ma sempre sotto il nostro controllo e per il tempo strettamente necessario. E ci dice il Dellicolli: il nostro ufficio è aperto 24 ore su 24 ed è sempre presidiato. Ci sono sempre a turno negli orari di ufficio, cioè dalla mattina alle 8 alla sera alle 8, almeno 4-5 operatori. Dopo le 8, il sabato dopo le 14 e la domenica, c'è almeno un operatore che presidia l'ufficio. Ora, possiamo credere che la Maria Nera acceda all'ufficio intercettazioni, si sieda accanto all'operatore e quello scrive davanti a lei e gli fa controllare i dati? Io ritengo francamente che sia molto poco credibile una circostanza del genere. Poi il Dellicolli ci spiega le modalità di accesso all'applicativo virtual e ci dice: noi abbiamo due possibilità di accesso, che è l'accesso tramite i computer e l'accesso cartaceo. E ci dice: noi possiamo accediamo al programma in due casi. Quando il PM ci manda la comunicazione riservata che noi dobbiamo registrare determinati dati, o nel momento in cui ci sorge il gestore o la polizia giudiziaria ci segnala delle problematiche, allora noi abbiamo necessità di rientrare nell'applicativo in relazione a quel determinato processo per cui ci viene segnalata la problematica ed entriamo. Quindi il dottor Dellicolli ci dice: noi possiamo fare accesso con i dati, che sono poi quelli indicati nella commissione del CICE, in questi due casi, quando registriamo e quando ci sorgono dei problemi. Allora io, siccome proprio il dottor Cascini ha acquisito. Scusi un attimo, posso togliere la giacca? Secondo che fa un caldo. Allora, siccome il dottor Cascini ha acquisito dal procedimento 15795 del 2022
alcuni dati relativi al processo che vedeva indagato all'epoca il Giampà, io ho verificato come le comunicazioni riservate al CICE, comunque sono tra quelli, tra gli atti che io vi ho depositato, potete facilmente controllarli, esistono tre comunicazioni riservate al CICE. Una emessa il 19 agosto del 2022 per un tempo di 40 giorni, una il 3 ottobre del 22, una il 21 ottobre del 22. Quindi, come vedete, il periodo 20-22 settembre sta in mezzo alle prime due comunicazioni al CICE. Quindi noi dobbiamo presumere che chi abbia fatto l'eventuale controllo sulla posizione del Giampà non lo abbia fatto perché il programma era aperto in conseguenza della iscrizione delle comunicazioni. Allora, a quel punto potrebbe averlo fatto perché era sorta la problematica che ci ha esposto il dottor Delli Colli, cioè una segnalazione di un eventuale guasto, ma questa circostanza nell'istruttoria dibattimentale non è emersa, quindi noi non abbiamo alcun elemento che ci consenta di sostenere che un operatore abbia fatto accesso al programma virtual tra il 20 e il 22 settembre del 2022. Ma non solo, in questo processo è emersa una circostanza che devo dire nel corso delle indagini non è stata proprio sempre chiara, tant'è che se voi fate una verifica anche sull'ordinanza di custodia cautelare si dava per scontato il fatto che si potesse fare accesso al programma virtual inserendo le generalità di un soggetto. Il Delli Colli che cosa ci dice? Anzi, torniamo, facciamo un passo indietro. La mia assistita e il De Vivo, nel corso delle conversazioni del 20 settembre, parliamo del progressivo 27-52, chiedono al Giampà di fornirgli nome, cognome, luogo e data di nascita. Tant'è che il Giampà dice alla marinera, guarda, controlla se hai scritto bene la mia data di nascita. Quindi noi dobbiamo presupporre che la marinera a Giampà abbia chiesto le sue generalità per fare i controlli con queste modalità. Noi abbiamo sentito il Delli Colli, il quale ci dice no. Noi nelle nostre comunicazioni, cioè le comunicazioni riservate al CICE di solito non contengono i nominativi delle persone, quindi noi di solito non li registriamo i nominativi delle persone. E peraltro le modalità di accesso, come vi dicevo prima, sono di due tipi. La prima è quella tramite terminali, ma là ci dice a noi ci serve il numero di telefono e il numero di RIT, oppure tramite il materiale cartaceo. Ma il materiale cartaceo, il Delli Colli ci dice, noi lo conserviamo negli scaffali, ma con il numero di RIT, non con il nominativo di una persona. No? Quindi quando io a un certo punto gli faccio una domanda, siccome non mi era chiaro questo discorso, gli dico scusi, ma io se le chiedessi di fare un controllo utilizzando il mio nome e cognome, lei lo potrebbe fare? E la risposta di Delli Colli è chiarissima, no, lei mi deve dare il suo numero di telefono, perché io col suo nome e cognome non posso fare alcun controllo. No? Ma questo, signor Presidente, signor Tribunale, emergeva, io vi ho depositato all'udienza dell'8 gennaio, una nota che il Delli Colli ha depositato alla Procura di Roma il 1 marzo del 2023. E lui spiega, in una nota in cui ci sono 7 allegati con 7 schermate, le modalità con cui si può fare accesso al programma virtual. E lui ci dice, guarda, con la data di attivazione di proroga, un numero di procedimento penale, con RIT e ROS, con numero di utenza, col codice mail, con la targa del veicolo. Come voi vedete, la possibilità di fare accesso al programma la possibilità di fare accesso al programma virtuale inserendo i dati anagrafici di una persona non è possibile. Oggi il pubblico ministero, il dottor Iello, ci dice sì, vabbè, ma avrebbe potuto consultare il materiale cartaceo. Ebbene, consentitemi però di una cosa. Allora, il materiale cartaceo è conservato per RIT, no? Quindi se io non conosco il RIT dell'utenza di Luca Giampà, no? Per poter fare un controllo sull'utenza di Luca Giampà
mi dovrei consultare tutti i RIT. Allora, considerato che il RIT della macchina marinera, che è il primo che mi viene, è 4.200 e qualcosa, noi dobbiamo ipotizzare che ogni volta che venga chiesto all'operante di fare un controllo, questo si metta a controllare 5.000 RIT, no, per vedere se per caso in qualcuno di questi c'è il nominativo della persona e se ha la fortuna che il PM lo abbia indicato nelle comunicazioni riservate, no? Ma anche la logica, no? Ma se io vado da un operatore che lavora all'ufficio intercettazioni per farmi fare un controllo, no? La logica vuole che questo mi chieda i dati che servono per fare i controlli, no? Ma se i controlli sull'applicativo virtual si fanno col numero di telefono e ci dice il Dellicolli, noi col numero di telefono possiamo controllare tutto tranne le telematiche. Col numero di mail per controllare le telematiche. Con la targa del veicolo possiamo controllare se c'è un GPS radiolocalizzazione. Col numero civico e l'indirizzo di un'abitazione o dell'ufficio possiamo controllare se c'è una videosorveglianza, no? Ma un operatore, no? A Marianera gli chiede il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita della persona. O gli chiede dammi il telefono in uso o intestato a tizio che ti controllo se questo è intercettato. Dammi la targa della macchina che ti controllo se la tua macchina è sottoposta a GPS. Ci dice il PM, guardi, poi allora, siccome il test Rosati l'ho indicato io tra gli atti, ma vi ho spiegato anche in seguito il motivo per cui l'ho fatto, noi non abbiamo indicato un test per farci dire una circostanza falsa in ordine all'episodio del 22 settembre. Ci dice il nella conversazione del 20 settembre Marianera e De Vivo comunicano le modalità con cui intervengono presso questo fantomatico funzionario e gli spiegano minuziosamente le modalità con cui loro acquisiscono i nominativi, come li consegnano al funzionario e come ritirano le informazioni. E dicono: a lui gli lascio dei bigliettini per le persone che servono, capito? E poi per il ritiro dicono: a me calcola che sono rimasta con lui d'accordo pure per lui, che se mi arrivano tre chiamate col privato vuol dire che lui è civato. Quindi noi che cosa dobbiamo ipotizzare? Che nel periodo tra il 20 e il 22 settembre la mia assistita abbia fatto un duplice accesso al Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio, una per consegnare il bigliettino con il nominativo di Giampà e un altro per ritirare le informazioni, perché è pacifico che si parla di un incontro di persona, perché per ovvi motivi volevano evitare un qualsiasi tipo di contatto telefonico, tant'è che se gli dice ti mando tre chiamate col privato e ti attacco il telefono, significa che il funzionario non vuole essere neanche ipoteticamente intercettato, no? Quindi noi ci dobbiamo aspettare che ci sia un duplice accesso a Piazzale Clodio. E devo dire, guardi, io siccome ho analizzato tutti gli atti, ho anche verificato per quali ragioni il pubblico ministero sostiene una circostanza del genere, perché è emerso anche dall'ordinanza di custodia cautelare. C'è il 22 settembre, alle ore 9, sull'applicativo sempre della Marianera, è stato estrapolato un messaggio WhatsApp in cui la stessa dice: chiama il De Vivo alle 9.58 e gli dice guarda, io sono in tribunale, no? E quindi per il pubblico ministero, così come era per il GIP, questa circostanza conferma che la stessa il 22 mattina stava in tribunale. Invece noi abbiamo sentito gli operanti, anzi abbiamo acquisito tutta la nota, e voi vedete che in quella nota poi immediatamente dopo la Marianera scrive alla sua ex collega di studio Stefania Befonte e gli manda ben tre messaggi, una alle 10.06, una alle 10.23, una alle 10.27 e gli dice guarda, io sto a Piazza Bologna in compagnia di mio padre e ti aspetto vicino a studio quando tu hai finito in corte d'appello. Ma c'è anche di più, perché noi
Abbiamo sentito all'udienza dell'8 gennaio il maresciallo Borrata e su questi aspetti anche al 20 ottobre il capitano Abel, i quali ci riferiscono di tutta l'attività che loro hanno svolto su delega della Procura per accertare quali celle avessero servito l'utenza della mia assistita nei giorni 20, 21 e 22 e con quali utenze la stessa avesse avuto qualsiasi tipo di interazione. La risposta di entrambi gli operanti è che Maria Nera Camilla il 20, 21 e 22 settembre non si è neanche lontanamente avvicinata a Piazzale Clodio. La mattina del 22 settembre, così torniamo alla falsità della deposizione del tessero Rosati, la mattina del 22 settembre l'utenza della Maria Nera dalle 9.30 alle 13.44 ha bloccato le celle che agganciavano i ripetitori in uso a Piazza Bologna. Quindi la mia assistita dalla mattina del 22 è stata sempre per un periodo di 4-5 ore nella zona di Piazza Bologna e non è stata a Piazzale Clodio. Poi ci dice, ha fornito informazioni vere, no? Perché gli ha comunicato che il numero di telefono, gli ha comunicato una serie di dati che sono quella di aver comunicato l'utenza telefonica, di aver comunicato l'intercettazione telefonica, di aver comunicato il GPS in auto, l'assenza di telecamere nelle prossimità dell'abitazione e la circostanza che le indagini fossero iniziate da poco nel 2022. Ora, io, signor Presidente, signor Tribunale, allora, per quanto riguarda la possibilità che la stessa potesse fornire notizie in ordine a un'eventuale videosorveglianza dell'abitazione del Giampà, è assolutamente non credibile. Perché il capitano Abel, il luogotenente dell'Icolli, ci dice, per poter verificare se ci sia o meno una videoripresa, bisogna indicare con esattezza sull'applicativo il luogo e l'ubicazione dell'immobile sottoposto a videosorveglianza. Non c'è nelle telefonate che voi avete una indicazione da parte del Giampà di dove fosse la sua abitazione, quindi la mia assistita non poteva fare controlli sull'esistenza di videosorveglianza. Così come non lo poteva fare sul GPS della moglie del Giampà, scusi. Ma non lo poteva fare, signor Presidente, per quali motivi? Io mi sono permesso di indicarvi, facendo riferimento agli atti del procedimento che vedeva nel agosto-settembre 2022 indagato il Giampà Luca, vi ho depositato una serie di atti e voi potete verificare come a fronte della prima informativa in cui il commissariato Spinaceto dice il Giampà ha un GPS in auto ma ne è perfettamente consapevole perché lo ha trovato lui nel mese di luglio, circostanza che poi è emersa anche nell'istruttoria dibattimentale, voi avete tutte le altre, gli altri atti acquisiti dalla Procura, che sono le altre richieste di proroga di intercettazioni, di autorizzazioni, di comunicazione al CICE, in cui successivamente al 12 agosto del 2022 noi non abbiamo traccia di una proroga dell'intercettazione sull'auto di Mafalda Casamonica, moglie di Giampà Luca. Quindi non c'è una prova agli atti che il 22 settembre l'automobile della moglie di Giampà fosse ancora sottoposta a intercettazione ambientale. Ma peraltro non lo poteva essere, cioè peraltro la mia assistita questi controlli non li poteva fare per un duplice motivo. Primo, perché la macchina era intestata a Mafalda Casamonica e quindi se l'operante faceva un controllo a nome di Giampà non poteva trovare l'auto intestata a Mafalda Casamonica. Secondo motivo, non conosceva la targa della macchina di Mafalda Casamonica, quindi il controllo sulla macchina non lo poteva fare, no? E andiamo all'ultimo elemento, che è quello del telefono. È vero, e non possiamo negarlo, che la mia assistita abbia riferito unitamente al De Vivo che lui stesso avesse il telefono sotto controllo. Io mi sono andato a verificare sempre i soliti atti acquisiti dal pubblico ministero e ho trovato
nel decreto autorizzativo del 21 ottobre abbiamo trovato come il Giampà avesse una duplice intercettazione nel procedimento 15795 del 22. Una telematica, che è quella di cui abbiamo parlato fino adesso, e un'intercettazione telefonica in cui è un'intercettazione telefonica su un, adesso non mi ricordo, vabbè, comunque l'ho segnato, parliamo del RIT 3531 del 2022. E in quell'atto ci dice: guardate, l'intercettazione telefonica scade il 25 ottobre 2022 e se ne chiede una proroga per ulteriori giorni 20. Questo che cosa significa? Significa che quando una proroga per giorni 20, come ci dice il Dellicolli ci dice una cosa evidente. Noi quando andiamo a fare le gestazioni delle intercettazioni non abbiamo bisogno di annotare la parte relativa alla DDA, perché basta che guardiamo la durata delle intercettazioni e siamo in grado di sostenere se si tratta intercettazioni di un processo ordinario 15 più 15 o di un processo di competenza della DDA 40 più 20 più le ulteriori proroghe da 20. Quindi se il 25 di ottobre e se il 21 di ottobre si parla di una prima proroga, significa che l'autorizzazione sull'intercettazione telefonica del Giampà risaliva ad almeno 40 giorni prima, e quindi parliamo di un'intercettazione autorizzata almeno il 10 di settembre. Questo che significa? Significa che l'eventuale operatore che ha fatto il controllo sulla posizione di Giampà, nel momento in cui andava a verificare la sussistenza di intercettazione a suo carico, avrebbe dovuto notare non solo l'intercettazione telematica, ma anche quella telefonica, non solo quella telefonica, ma anche quella telematica, perché erano state tutte e due autorizzate in quel periodo, no? Ma poi l'ultima cosa e chiudo l'argomento Giampani. Allora, è evidente che se si fa un'intercettazione DDA significa che l'indagine in tema di reati di droga è per associazione di cui all'articolo 74, no? Quindi se si fa se si parla di reato associativo, è evidente che accanto al Giampà ci debbano essere dei correi, no? E quindi questo cosa significa? Che nel momento in cui il Giampà, nell'immediatezza dei fatti e successivamente, parla con la moglie e gli dice: guarda, non ti preoccupare perché non è niente di grave, m'ha detto che se era un danno grave che c'avevi all'abitazione, te l'avrei detto, mi ha detto che non è così. E poi successivamente: c'ho questo controllo a macchina tua, però guarda che sono all'inizio, se ti dicevo che era una cosa grave, là si vede, perché dice che non è una cosa grave. Ora mi pongo una domanda, no? Ma se un operatore prende l'autorizzazione di Giampà e nota che si tratta di una proroga, un'autorizzazione di giorni 40 e una proroga di giorni 20, per forza di cose deve ipotizzare che si tratta di un reato associativo, no? Quindi quando la mia assistita dice a Giampà: guarda, non è niente di grave, gli sta dicendo una cosa non vera, perché il Giampà il 22 settembre era sottoposto a intercettazione perché è indagato dal mese di giugno, perché questo risulta dagli atti che voi avete, era sottoposto a intercettazione per reato associativo. Quindi come fa una persona a dirgli: non ti preoccupare, non è niente di grave, stanno soltanto a vedere come tu campi, no? Andiamo ai personaggi collegati a Giampà, alle due intercettazioni del 29 e del 30. Nella prima intercettazione Giampà, parlando con Barberisi e un altro soggetto identificato come Alex, gli dice: guarda, probabilmente abbiamo delle indagini in corso, io sono intercettato, abbiamo delle indagini in corso e quindi li avvisa di queste cose, ma io ho letto le
La risposta di Barberisi è assolutamente evidente, come il Barberisi non si preoccupi minimamente di quello che gli sta dicendo il Giampà. Ma la telefonata importante, signor Presidente, la conversazione importante che viene captata su Signal è quella con Mazzotta. A un certo punto loro estrapolano dall'utenza di Giampà i dati della conversazione su Signal, e da questa conversazione si evince in maniera evidente che Maria Nera, quando al vostro esame, vi ha raccontato la verità. Perché Giampà dice a Mazzotta chiaramente di essere a conoscenza, che anzi che era a conoscenza dell'esistenza del GPS sotto l'auto e delle intercettazioni telefoniche, glielo dice in maniera chiara a Mazzotta Mirko. Ci sono queste cose, gli dice, guardate, c'è il sotto controllo GPS in auto, aggiungendo cose che io già sapevo. E gli dice, a me questi mi hanno raccontato le cose che io già sapevo. Tant'è che poi prosegue la conversazione. E gli dice, prima cosa, senti quella cista di Jacopo e fatti fare un check. Mazzotta gli risponde, sì, sì. E a un certo punto Giampà gli dice, ma che poi sarà vero che li fa sti controlli? Mazzotta gli risponde, penso di sì. E Giampà gli dice, ma io non sto manco tanto sicuro. Quindi, signor Presidente del Tribunale, Giampà si era reso perfettamente conto del fatto che De Vivo Jacopo, suo amico, fosse completamente inattendibile. Ma che fosse inattendibile lo dimostra anche un'ulteriore circostanza, che voi successivamente a quelle due conversazioni, e io vi ho evidenziato come tutti questi soggetti fossero stati intercettati almeno fino al mese di dicembre, successivamente a quella conversazione Giampà-Mazzotta, né Giampà né i suoi correi chiedono a De Vivo di interessarsi della loro situazione. Né sono stati riscontrati contatti visivi tra Giampà o qualcuno dei suoi amici e Maria Nera e De Vivo. L'aspetto cromatico dell'applicativo Virtual, ci dice oggi il Pubblico Ministero, vabbè, ma parla del famoso bollino rosso, no? Senza tornare su quelle che sono state le spiegazioni del Dellicolli, ci ha chiarito quale fosse il bollino giallo, rosso, verde e il tipo di intercettazione. Allora, fermo restando che la mia assistita fa riferimento a una circostanza relativa a un'indagine fatta a carico di un'altra persona, gli dice l'indagine è risultata rossa perché era stato chiuso il fascicolo di quell'altro. Lei ha dato una spiegazione su questa vicenda. Noi vi abbiamo depositato una nota che è stata un articolo di giornale del 2021 in cui c'era una lunga intervista all'allora procuratore aggiunto, adesso non mi ricordo come si chiamava, che all'epoca dei fatti era il responsabile dell'ufficio intercettazioni, il quale un po' chiariva il fatto che era stato creato questo nuovo ufficio intercettazioni con tutte le modalità di gestione di questo ufficio. E a quell'articolo erano stati allegati una serie di foto che ritraevano carabinieri e appartenenti alla Polizia di Stato che stavano consultando delle intercettazioni, noi non sappiamo se fossero i computer della Procura di Roma, non lo so, però si evidenzia queste persone dotate di cuffie che stavano vedendo questi computer, e su questi computer si evidenziano chiaramente delle forti caratteristiche di colore verde e di colore rosso, no? Tant'è che ci sono delle strisciate, addirittura mi ricordo che c'è una foto con tutta una strisciata verde quando l'intercettazione telefonica è attiva. Quindi è evidente che la mia assistita ha detto, ma io non so neanche dove si trovasse l'ufficio intercettazioni, ho fatto riferimento al colore rosso perché per me il rosso rappresenta un qualcosa di chiuso, il colore verde un qualcosa di in movimento, quindi è evidente che quando ho fatto riferimento a questo io ho parlato di qualcosa di rosso, non ha parlato di un bollino rosso, la mia assistita non ha parlato di un bollino rosso, no, ha parlato di un qualcosa di rosso per intendere come un qualcosa che non fosse, che fosse chiuso. Per quanto riguarda gli episodi antecedenti al
settembre 2022, noi l'unico elemento che abbiamo sono le dichiarazioni del De Vivo e della Maria Nera, i quali ci dicono, voi leggete la conversazione, la parte di conversazione in cui il De Vivo e la Maria Nera prospettano al Giampà la possibilità di utilizzare, così parliamo così, di una modalità alternativa per avere informazioni. Il Giampà è oggettivamente perplesso per una cosa del genere, no? Cioè è chiaramente, evidentemente perplesso, e i due per cercare di convincerlo si inventano la storia che hanno fatto già questi controlli per anche per altre persone, e addirittura De Vivo dice ma io me li faccio fare ogni 3 mesi. Beh, signor Presidente, io ho chiesto di acquisire, vi ho depositato il casellario giudiziario, non c'avevo i carichi pendenti, non so se il PM le abbia depositati, però per dimostrarvi che cosa? Che Giampà, che De Vivo Jacopo è un soggetto completamente incensurato e che all'epoca dei fatti non aveva nessun carico pendente. Non risulta che avesse, perché gli operanti di solito nelle loro informative, quando qualcuno ha un precedente di polizia, ci dice indagato per questo, sottoposto a indagini per quest'altro, non ci rappresentano alcun fermo di polizia, non ci rappresentano alcun tipo di collegamento con la criminalità organizzata. Voi dovete spiegare per quale ragione De Vivo ha la necessità di farsi fare un controllo ogni 3 mesi all'ufficio intercettazioni. Perché? Poi parliamo degli episodi di corruzione successivi al 20-22 settembre, al 22 settembre. No? Allora, è vero che la procura fino al 22 settembre non ha avuto la possibilità di riscontrare la sussistenza di avuto la possibilità di scontrare se fossero stati fatti controlli, se ci fossero stati accessi della Maria Nera, ufficio intercettazione o quant'altro, ma dopo il 22 settembre sì, dopo il 22 settembre sì. Il Menchelli ci dice all'udienza del 6 marzo, a specifica richiesta che io ho avanzato anche nelle precedenti udienze, ci chiarisce una cosa. Noi abbiamo analizzato i tabulati del traffico telefonico e telematico dell'utenza della mia assistita, probabilmente lo hanno fatto anche per il De Vivo, e ci dice noi non abbiamo trovato in 2 anni di tabulato telefonico un solo contatto con le utenze fisse in uso all'ufficio intercettazioni o un solo contatto con le utenze mobili in uso al personale amministrativo o al personale di polizia giudiziaria in servizio presso la sala CICE. E dirò di più, loro in 2 anni che hanno tenuto sotto controllo la mia assistita seguendola perennemente, non l'hanno mai vista entrare a Piazzale Clodio. Dal 22 settembre al giorno dell'arresto la mia assistita non è mai stata vista entrare a Piazzale Clodio. Ora, io devo dire, francamente, ho estrema difficoltà a comprendere quali siano gli episodi di corruzione che vengono contestati alla mia assistita in considerazione dell'estrema genericità del capo di imputazione, anche perché oggi poi abbiamo saputo dal signor procuratore aggiunto che la situazione di Giampà non può qualificarsi come corruzione in atti giudiziari perché non c'è stata una dazione di denaro e né una promessa. E quali sarebbero gli altri episodi di corruzione allora successivi a quella data? No? Io vi ho indicato, a voi avete trascritto in perizia una serie di conversazioni, no? Una conversazione tra la mia assistita e Patrizia Valenti, funzionario della prefettura, in cui i due si accordano su una riunione che ci dovrà essere in prefettura, una conversazione tra la mia assistita e la madre, in cui parlano dell'eccessivo carico di lavoro a carico della stessa all'interno dell'assessorato, no?
una conversazione tra la stessa e il De Vivo, no? Francamente, ho una difficoltà. Io ritengo che forse ne possiamo parlare per la vicenda Sommaro e per la vicenda Carol. Affrontiamo anche quei discorsi. Vado a chiudere perché capisco l'ora tarda. Anzi, prima vorrei, però, permettetemi di fare un passo indietro. Quando noi abbiamo citato, anzi, quando io ho citato, perché l'ho fatto io, il dottor Rosati come teste in questo processo è perché mi erano stati consegnati dei documenti in cui si evidenziavano una serie di visite mediche che la mia assistita aveva fatto dal 2016 al giorno dell'arresto. E avevo notato come in questo lungo elenco ce ne fossero tre visite fatte tra il 22 settembre e la data del suo arresto. No? Noi abbiamo visto quali sono state le indagini e ovviamente mi è stata segnalata la possibilità di citare come testi il dottor Rosati e tale dottor Mungioli, che poi francamente non è comparso in questo procedimento. Dalle indagini di questo processo, che cosa è emerso? Dalle indagini successive. Noi abbiamo che una dottoressa Chiara Roscigno, che ci dichiara di non aver mai effettuato le visite il 22 settembre e il 22 ottobre, e un dottor Savina che ci dice che la Marianera non era tra i suoi clienti, anche se lui non esclude di averla visitata il 21 gennaio del 2023, perché in quel periodo era solito visitare presso la clinica Smile nelle giornate del sabato. Quando no, nelle giornate del sabato. Quindi noi in questa situazione abbiamo provato a rispondere a questi quesiti e abbiamo sentito poi il maresciallo Menchelli che ci ha ricostruito tutta la vicenda, per cui secondo lui la nostra assistita non aveva effettuato quelle visite in quei giorni, in quegli orari. E i motivi per cui non le aveva effettuate. Allora, signor Presidente, signor Tribunale, io vi ho anche detto prima come noi non avessimo la necessità di portare testimoni falsi, perché non dovevamo giustificare la presenza della Marianera nello studio medico il 22 settembre alle 11:30, quando è stata fatta la visita. Perché dagli atti di indagine risultava in maniera chiara che la Marianera, e lo dicono i carabinieri, in due annotazioni di polizia giudiziaria, la Marianera la mattina tra le 9, 9 e mezza e le 13:44 stava a Piazza Bologna. Ce lo dicono in maniera evidente. Cioè lei quella mattina ha fatto, mi pare, 20 telefonate, quindi ha agganciato perennemente le celle telefoniche di Piazza Bologna. Quindi se qualcuno vuole sostenere che noi abbiamo portato un test non vero per cercare di coprire la sua presenza a Piazzale Glorio, ha sbagliato indirizzo, perché la Marianera quella mattina stava a Piazza Bologna, quindi noi non avevamo la necessità di portare un test falso per confermare che stava allo studio medico, perché o stava nello studio medico o stava in un altro posto di Piazza Bologna, la Marianera non stava a Piazzale Clodio. È questo quello che interessa al processo. Così come per gli altri due episodi del 22 ottobre e del 21 gennaio, a parte che il dottor Savina, quando è venuto in aula, la mia assistita l'ha riconosciuta come una delle pazienti e non ha escluso di averla visitata, no? Ma il 22 ottobre e il 22 gennaio, quando io gli ho chiesto a un certo punto al luogotenente Menchelli, ho detto: scusi, ma voi avete trovato delle evidenze tali che vi abbiano fatto riflettere, no, sulla presenza della Marianera nello studio medico invece che in un altro posto, per cui voi potevate ipotizzare che noi ci fossimo creati un alibi falso per nascondere qualcosa? La risposta del luogotenente Menchelli è stata chiarissima. No, noi dalle nostre indagini l'unica cosa che è emersa è che l'assistita, negli orari che sono indicati nel gestionale del traffico telefonico, non stava dal medico, no? E ci dice pure dove stava, ci dice: stava a casa del fidanzato il 22 ottobre, stava a via Nomentana, a via Tiburtina il 21 gennaio. Sì, ma non stava facendo nulla, perché il locatente Menchelli si è riascoltato tutte le intercettazioni e
e non ci ha tirato fuori un solo elemento da cui poter desumere che la Maneria stesse facendo qualcosa di illecito in quei giorni, che, per cui li volesse coprire con visite mediche assolutamente fasulle. E andiamo ad analizzare la posizione di Sommaro Leonardo. Allora, in relazione alla posizione di Sommaro Leonardo, la Procura vi ha chiesto la trascrizione di 3 intercettazioni telefoniche, no? E vi ha chiesto anche la trascrizione di alcuni messaggi Signal. Noi non possiamo negare il fatto che la Marianera dica al De Vivo che ha necessità di dare, di ricevere una somma da poter consegnare a una persona e che questa somma sia quantificata in 500-700 euro. Per comprendere la situazione giudiziaria del Sommaro Leonardo, io ritengo che, allora dicevo, la stessa nella deposizione del 6 marzo ha chiarito le ragioni per cui l'aveva fatto. Ha detto di aver aiutato Sommaro Leonardo nelle pratiche relative alla gestione e al suo ingresso quale socio nella sala scommesse del De Vivo, e gli ha detto: guardate, io poi avevo necessità di acquisire carichi pendenti, casellario giudiziario che devo portare in questura, ma la sua attività non si doveva limitare all'acquisizione del casellario e dei carichi pendenti, anche se francamente non so se qualcuno di voi è stato recentemente al casellario e ai carichi pendenti, ma c'è necessità di fare file chilometriche in cui si perdono giornate intere per richiederlo e giornate intere per ritirarlo, e questo basterebbe già a chiedere una somma del genere. Ma la stessa poi si sarebbe dovuto occupare della gestione di tutte le pratiche, portare le pratiche in questura, seguire la pratica per l'ingresso in qualità di socio nella gestione della sala scommessa. Quindi la somma richiesta era quantificabile per quella. E lei ci dice anche il motivo per cui ha chiesto una somma ulteriore. E ci dice: guarda, io ho dovuto millantare questo anche col mio fidanzato, perché in quel periodo avevo iniziato a lavorare, anche se senza contratto di lavoro e senza stipendio, presso gli uffici del Comune di Roma, l'assessorato alla sicurezza. Non avevo ancora un regolare contratto, non avevo uno stipendio, avevo bisogno di soldi e mi sono inventato questa circostanza. Ma io vi evinco anche un'altra cosa: io vi ho depositato anche qui un'udienza, anche qui per quanto riguarda il Sommaro, casellario, carichi vendenti, e addirittura ho chiesto al collega che assiste Sommaro di farmi un certificato 335. Sommaro è totalmente incensurato, non ha alcun precedente penale, non ha carichi pendenti e non aveva all'epoca, perché adesso lo ha relativamente a questa vicenda, non aveva all'epoca procedimenti in corso di indagine. Ora qualcuno mi deve dire perché un soggetto che si trova in quella situazione e non ha rapporti con la criminalità come non le aveva il De Vivo si deve far fare un controllo all'ufficio intercettazione, no? Ma poi voi leggetevi attentamente le frasi che i due si scambiano tra di loro. Marianera dice: allora io faccio questo controllo qualora dovesse uscire qualcosa di rilevante tipo, o ovviamente una parte deve passare di là. E De Vivo risponde: gli chiedo 7 piotte, a sti cazzi, poi male che va, gli regale 2 piotte così. Ora, noi dobbiamo presumere che ci sia un accordo tra il duo e un funzionario corrotto, in cui il funzionario corrotto prende soldi solo se i controlli sono positivi, quindi se il controllo è negativo lo fa pro bono pacis, ma soprattutto li prende solo se a discrezione della Marianera. Quindi se la Marianera gli va, gli regala 2 piotte, come dice De Vivo, altrimenti non glieli dà. Ma c'è di più. Se voi vedete la terza conversazione, che è quella delle ore 19 e 16, la Marianera chiede al De Vivo: ma non ho capito, ma alla fine sto controllo che devo fa? E De Vivo gli risponde:
Non lo so, lo vedo stasera, se prima non l'ho visto, adesso lo vedo. Cosa che dimostra inequivocabilmente come fino alle 19:16 del 7 novembre non ci fosse una richiesta specifica del sommaro di svolgere questo tipo di controllo. Successivamente a quella conversazione, e si ricordi, lo ribadisco, che la Maria Nera in quel periodo aveva attivato il Trojan sul suo telefonino, quindi i carabinieri sentivano 24 ore su 24 tutto quello che lei diceva e tutto quello che faceva. Non c'è un'ulteriore conversazione tra De Vivo e Maria Nera in ordine alla vicenda Sommaro. Quindi, secondo me, in relazione a questa situazione, non si può ipotizzare non solo che non ci sia un reato di corruzione, ma che non ci sia neanche un'ipotesi di tentativo. Peraltro, come dicevo prima, Sommaro è totalmente incensurato e il reato di corruzione in atti giudiziari è possibile solo ed esclusivamente, è possibile contestarlo solo ed esclusivamente se il soggetto sia parte di un processo penale, civile o amministrativo. E in questo processo, che Sommaro sia stato parte in quel periodo di un processo penale, civile o amministrativo, non è stato assolutamente dimostrato. Veniamo alla vicenda Carol e chiudo, perché è l'ultimo episodio di cui abbiamo discusso all'ultima udienza. Per cui è stata chiesta un'integrazione del un, è stata fatta una contestazione supplettiva estendendo il limite temporale del reato al 31 gennaio. Noi abbiamo visto come il luogotenente Menchelli, che ci ha ricostruito la vicenda, si è limitato a riferire il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali all'interno dell'auto della Maria Nera e il contenuto della OCP del 31 gennaio del 2023. Noi in queste telefonate sono ricostruite, cioè la Maria Nera nella prima telefonata dice di essersi vista con Stefania e di aver mandato lei. E il De Vivo dice va bene, no, senza aggiungere e commentare altro. C'è poi la telefonata con la madre in cui la mia assistita dice guarda, mi sono visto con Stefania e io ho chiesto di farmi una cortesia in tribunale per una cosa proprio easy, no? Ora, francamente, che la Maria Nera mandi la collega di studio in tribunale per fargli un favore del genere. E francamente, o riteniamo che la Stefania Demofonte fosse correa della mia assistita, o dobbiamo sicuramente ipotizzare che quel favore che gli ha chiesto di fare in tribunale non potesse essere non potesse essere quello che si ipotizza nel capo di imputazione. Dopodiché c'è la conversazione all'interno dell'automobile in cui la stessa chiede somma a De Vivo e ci sono ulteriori due conversazioni in cui la mia assistita partecipa l'amica Tricomi e il padre Luciano di aver preso questa somma da Salvatore Carol per il tramite del compagno Petrunga. Oggi la Procura in quell'udienza ci ha depositato casellari e pendenti di Petrungaro e di Zappata dicendo, vedete, questi sono soggetti pregiudicati, quindi è plausibile che gli stessi che la stessa sia intervenuta per favorire almeno uno dei due. Ora io vado a vedere, peraltro nell'ultima udienza è emerso come purtroppo il sistema di videosorveglianza della Procura sia alquanto lacunoso perché non consente di verificare la presenza di soggetti a distanza di poco tempo dal fatto, perché il PM ci ha raccontato tutta la situazione per cui ci ha detto che non è stato possibile acquisire i filmati e il luogotenente Menchelli anche lui ci ha detto che non ho potuto fare questi controlli perché purtroppo la polizia penitenziaria non ci ha messo a disposizione questo materiale. Quindi non sappiamo se qualcuno poi effettivamente sia venuto in quel periodo tra il 25 e il 30 sia effettivamente andato presso la sala CICE a chiedere o a ritirare informazioni. Ma andando ad analizzare la posizione di Petrungaro e Salvatori e Zappata, Salvatori Carol, anche qui censurata, senza carichi pendenti, Petrungaro Manuel, parliamo di un soggetto
che ha un furto del 2018 e una resistenza del 2014 per entrambi la sospensione condizionale della pena e non ha carichi pendenti. Lo Zappata, che è quello che ha un casellario più corposo, ha due violazioni della normativa sugli stupefacenti del 1995, una rapina del 1999 e tutta una serie di furti fino al 2020. In questo processo non c'è stata portata prova del fatto che qualcuno di questi avesse collegamenti con la criminalità organizzata, che avesse rapporti con qualcuno che commetta dei reati di particolare gravità, che fosse partecipi in reati associativi o reati finalizzati al traffico di stupefacenti. Quindi, anche qui, considerato lo spessore criminale di Zappata e di Petrungaro, noi possiamo ipotizzare anche qui che questi abbiano sentito la necessità di farsi fare un controllo all'ufficio intercettazioni, che, come ribadisco, non è stato dimostrato. Io ritengo, francamente, che prova dell'esistenza di reati successivamente al 22 settembre del 2020 non ce ne siano. Prove di reati antecedenti neanche, perché non sono assolutamente credibili. Per quanto riguarda la situazione di Giampà, qualora voi doveste ritenere che lo stesso abbia fornito informazioni, ci ha detto lo stesso pubblico ministero che per questo episodio non è configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari. Quindi conclude l'avvocato Marronaro Sì. chiedendo l'assoluzione Chiedendo la perché il furto soluzione non perché il fatto non sussiste. sussiste. Va bene, prego, avvocato Pavone. Presidente, sarò abbastanza telegrafico, visto l'orario e già ciò che è stato discusso, però nella disquisizione del pubblico ministero, giusto per un chiarimento, ha evidenziato come una somma di 700 euro, e che ha evidenziato anche il collega, è una somma importante per chiedere certificati o un piccolo lavoro da parte della nostra assistita. Se sono assai 300, 700 euro, Presidente, 300 euro chiesti al fine di ottenere informazioni da un pubblico ufficiale, passarli a delle persone in uno stato dove si evidenzia una forte criminalità e dove credo e suppongo, facciamo gli avvocati, se ho un cliente e gli chiedo 300 euro è perché ci debba guadagnare e debba pagare anche il pubblico ufficiale. Quindi se 700 euro sono in enormità, a parere di bilancia 300 euro sono esigue, perché credo che un'informazione del genere abbia un valore più importante di 300 euro. Questo è sfuggito nella disquisizione del pubblico ministero, dove evidenzia solamente i lati dove una giovane praticante possa chiedere una somma di 700-500 euro, ma dove un'informazione tale da bilanciare e far cadere un'indagine aperta valga 300 euro, di cui se devo guadagnarci dovrò dare al pubblico ufficiale la metà, 150 euro. Quindi vale tanto la notizia. Un'informazione del genere è stata valutata tra le 2 e le 300 euro, però non viene data evidenza. Mentre viene data evidenza di 700 euro, perché è importante per il casellario chiedere 700 euro, un'informazione del genere invece io credo che valga più di 300 euro, visto il calibro dell'indagine aperta. È stato esposto che il signor Ciampà, francamente non conosco, è una persona di una criminalità spiccata, quindi se è di una criminalità spiccata sa quel che fa. Quindi si farebbe prendere in giro con un'informazione di 300 euro da una ragazza e da un amico. Però è agli atti. Questo è precisamente agli atti, evidenziato sia dal pubblico ministero, sia evidenziato dal collega poc'anzi con tutte le intercettazioni che già avete. Però non se ne fa caso. Si dice solamente che è una persona spiccata, però quando gli vengono chieste 300 euro, il dubbio non sorge che un'informazione del genere valga più di 300 euro, o che una corruzione, così come impostata, così come detta, sia nata e morta solamente con Ciampà. Quindi da quando è stata messa sotto indagine e non sapendolo,
le uniche informazioni che sarebbero uscite sono quelle di Ciampà. Quindi la corruzione che poteva esistere o sarebbe dovuta avvenire durante il lasso di periodo non è mai stata verificata, perché è solo delineata nei confronti di Ciampà. E basta. Quindi questo rapporto, dove viene evidenziato della mia assistita continuamente entrava in sala Cice, si sedeva, sbobinava, faceva tutto, è riferito solo a Ciampà, perché era settembre. Non credo che la procura, come dimostrato anche con le foto negli atti, la sala Cice hanno montato loro stesso le telecamere, ci sono telecamere esterne, hanno registrato. In questo lasso di tempo non è mai stata vista in sala Cice, mentre dagli atti risulta che invece lei in realtà si sedeva, faceva che voleva in sala Cice, sbobinava per 300 euro, o come evidenziato se le meritava o no questo funzionario questi soldi. Però in questo lasso di tempo nessuno l'ha mai vista, né in piazzale Clodio né espressamente in sala Cice, dove le telecamere ci sono. E non credo che la procura, con indagini del genere, del calibro con Ciampà, non abbia messo sotto controllo le telecamere acquisendone copie. Le telecamere registrano 24 ore, credo che le copie si potevano fare, però stranamente non funziona. Quindi la procura di Roma è scoperta da videosorveglianza. Credo che, insomma, o la sala Cice ritenuta così importante non ha videosorveglianza. Peraltro, altra nota importante, ogni 3 mesi ha detto Ciampà che si faceva fare da Camilla Marianera su se stesso le visure. Quindi è plausibile che ogni 3 mesi, settembre, ogni 3 mesi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, si sarebbero rifatte. E a dicembre avrebbero pure loro avuto coscienza che stavano sotto indagine. E stranamente anche questo non viene evidenziato, però viene detto. Quindi il riscontro fra l'informazione che esce e la realtà dei fatti non c'è, non è stata evidenziata. Se ogni 3 mesi io so, o il funzionario aveva accesso, avrebbe potuto in qualsiasi momento vedere che o esso o chi per lui è sotto controllo. Anche di questo non c'è evidenza nel processo, la procura non l'ha portato, non vi è stato un solo momento in cui si vede Camilla che si incontra con qualcuno, un messaggio, un'informazione, un'email, un scambio di parole con qualcuno della sala Cice o che ne faccia parte, non è stato mai riscontrato, eppure è stata seguita ogni giorno. È stata messa sotto controllo coi telefoni, coi Troia, con personale in OCP. Nessuno l'ha mai vista. Però è avvenuta la corruzione. Le informazioni come gli siano arrivate non è stata data dimostrazione. Queste informazioni che sono arrivate, sono state date come evidenziate, come siano arrivate a lei, nessuno l'ha mai saputo. Si è parlato tanto, abbiamo battuto tutto il processo su una luce rossa, una luce verde. Presidente, non più di un mese fa c'è stato in televisione un film di Brignano. Lo stesso effettuava intercettazioni con luce verde e luce rossa. Ed è un film di qualche anno fa. Quindi nessuno può venire a dire, aprendo su internet e mettendo come funziona la sala Cice, è pieno di immagini e di come funziona. Almeno nel grossolano, non nel dettaglio, però si vede. Quindi stiamo basando il processo su una luce rossa, una luce verde, che sono 21 anni che il sistema operativo su Roma è quello, e ne ha dato atto pure il pubblico ministero, che non è obsoleto, ma di più per gli anni in cui ci troviamo, quindi alla conoscenza di tutti. Si è discusso se poteva sapere se luce verde o luce rossa. Quindi, e anche qua non è stato dato riscontro se poteva stare o no in sala,
o se qualcuno della sala gli abbia potuto dire l'intercettazione funziona così, che peraltro funziona in modo differente, perché loro lo hanno indicato che funziona in modo differente. Non funziona con i nomi, non funziona con i cognomi, ma funziona con altri dati. Anche questo, da parte della Procura, stranamente, oggi il pubblico ministero nella disquisizione è stato omesso. Si è evidenziato solo che poteva sapere di una luce rossa, che chiunque può andare lo può verificare, anche nei film che si vedono odiernamente, peraltro. Presidente, avete escusso i testi, anche se il collegio è cambiato, è sempre stato attento su come sono stati escussi i testi. Testi che erano della Procura e anche i testi nostri, però specialmente su quelli della Procura, quindi chi ha operato, e alle domande fatte espressamente, avete mai visto? No, non l'abbiamo mai vista con nessuno della sala CICE. L'avete vista frequentare? No. E dove stava? A Zara. Perché una ragazza che vende informazioni del genere a 300 euro può andare sulla Zara, perché non può andare a nessun'altra parte. Dove è stata vista? Piazza Bologna, al dentista o non dentista, ma comunque non è stata vista con nessuno che opera in quella sala. Comunque non è stata vista con nessuno che gli abbia passato le informazioni. Non è stata vista o messa in contatto con qualcuno che giri nella sala, non solo che ne faccia parte, ma che comunque ci giri attorno. Nessuno. Quindi, peraltro il PM ha detto stamattina, anzi il pomeriggio, come è iniziato la disquisizione, che l'arresto è avvenuto perché la PG operante ha non eseguito gli ordini impartiti, perché gli ordini erano di continuare le indagini e stranamente la PG in altra parte ha preso e ha arrestato Camillo, no, De Giampaio. Senza motivo, perché così l'ha ritenuto. Quindi io vedo che anche da parte loro c'è una disorganizzazione, delle notizie che non vengono date in modo di continuità, e questo può aver pure causato anche la malvalutazione, che non parlo di malafede, ma la malvalutazione nell'eseguire successivamente la posizione di Camillo. Perché se si eseguono o non si eseguono gli ordini, o si valutano, e in udienza, nell'ultima udienza, proprio nella valutazione dei messaggi che possono essere criptici o non criptici, non sono stati valutati dal pubblico ministero o di chi ne fa parte, ma come ha detto lo stesso Teste, l'ho valutato io che sia criptica la telefonata, quindi non data una valutazione del pubblico ministero affinché potesse darne una valutazione reale per portarla in giudizio. Questo mi fa vedere la mancata comunicazione che ci possa stare e che ci porta a un processo basato su 300 euro, una notizia di tale importanza, una valutazione delle telefonate che non hanno trovato una sola posizione di riscontro fra Maria Nera e un funzionario che a tutt'oggi non si sa chi sia, una corruzione che non si sa se sia avvenuta, perché lo stesso ammette Ciampa di stare sotto controllo, risulta dagli atti, lo stesso dice che c'ha il telefono, che c'ha gli ambientali, risulta. Quindi di diverso per raccogliere qualche euro, per essere autonoma, per aver frequentato gli studi legali, questo è pacifico, se uno si presenta con un GPS in macchina, da sé, se stai sotto controllo, ti viene spontaneo dire c'hai i telefoni sotto controllo, ma per un'esperienza che uno ha praticando gli studi legali in ambito penale, non avrebbe coscienza a mettere un GPS dalle forze dell'ordine e finirla là. Tant'è che in tutto il procedimento non è emerso nulla, nulla che dia la responsabilità di un colloquio, di un contatto o di un messaggio.
con qualcuno facente parte della sala CICE, nonché la frequenza di Camilla nella sala CICE. E io non posso credere ad oggi che non funzionano telecamere o videosorveglianze in procure che non siano state messe in atto durante tutte le investigazioni per riuscire a trovare chi colpiva la procura in un punto vitale. Non ci posso credere che nessuno da gennaio, da settembre a gennaio, si sia preoccupato di dire: mi date un filmato di chi entra e esce? Quindi stiamo basando tutto il procedimento su delle chiamate che non hanno trovato riscontro fra due ragazzi fidanzati che tentavano di fare qualche euro e nient'altro. Su questo, Presidente, con tutta la Corte che è stata attentissima anche nelle scute di testi, peraltro, mi rapporto pienamente a ciò che ha già esposto il collega. Certamente. Va bene, allora confermiamo la data del 5 aprile, ore 11, per repliche delle parti e quindi lettura dispositivo e dispone la traduzione dell'imputato che è ancora detenuta. Ci riserviamo 5 aprile, sì? Ore 11. Era già noto. Il collegio si riserva nei termini di legge sull'istanza, tanto ci vediamo dopo domani. Grazie. Grazie.